Operazione Ranocchio. Questo è il nome del blitz antidroga condotto dalla Polizia Municipale di Rimini, che ha permesso nella notte tra domenica e lunedì di identificare una banda di giovani spacciatori trovata in possesso di un ingente quantitativo di marijuana, un'indagine che aveva preso il via già nel 2015. L'attività è partita nella primavera del 2015, nel momento in cui abbiamo arrestato un soggetto albanese, e da lì siamo risaliti alla filiera passando dal fatto che c'erano degli italiani che aiutavano gli albanesi nell'attività, con attività secondarie, come ad esempio affittando gli appartamenti o facendo partire i soldi a loro nome. Nel blitz di questa notte le forze dell'ordine sono riuscite a sgominare la banda, capitanata da una giovane coppia di stranieri, una rumena e un albanese di 24 e 26 anni, e a sequestrare quasi 5 kg di marijuana assieme al materiale per confezionare le dosi e ad alcune ricetrasmittenti utilizzate dai malviventi al posto dei cellulari per coordinare le loro attività, che si svolgevano solitamente lungo la zona del porto, da qui il nome dell'operazione. Ranocchio viene fuori perché durante l'attività investigativa queste persone erano solite fermarsi lungo il fiume, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, e quando venivano controllate avevano l'abitudine di dire alla domanda: cosa ci fate qui? Ma noi peschiamo le rane.